Onorevole Rauti, c'è l'assestamento del bilancio, quindi iniziamo a provvedimenti seri, impegnativi e importanti. Sì, beh, intanto dobbiamo distinguere che siamo in un ambito di manovra di assestamento, mentre la manovra finanziaria evidentemente sarà a dicembre. Andiamo ad assestare naturalmente un bilancio non prodotto da noi ma ereditato e che abbiamo cercato evidentemente di rendere più simile alla nostra identità di maggioranza. In particolare io ritengo di dover sottolineare nell'ambito di questa manovra di assestamento la centralità delle politiche sociali, pur nella consapevolezza evidente di una emergenza economica. Economica e sociale di carattere globale, pur nella consapevolezza di dover apportare dei tagli necessari. Eppure, nonostante questo, la centralità delle politiche sociali rimane. Vorrei sottolineare anche i cinque emendamenti che portano la mia firma o da me proposti o cofirmati con altri colleghi, che vanno tutti in questa direzione di tutela e di difesa della centralità delle politiche sociali. Io so che lei ha cofirmato anche un provvedimento sullo stalking, per esempio. Sì, noi abbiamo inteso sostenere la proposta, l'emendamento proposto dal consigliere Bucci e da me, quindi in totale spirito bipartisan, come è giusto che sia rispetto a fenomeni ed emergenze di carattere sociale. Noi proponiamo un osservatorio che vada a monitorare i fenomeni di stalking nell'ambito regionale. Evidentemente esiste una legge nazionale voluta da questo governo al quale noi facciamo riferimento. Ci interessa individuare il fenomeno, monitorarlo e assistere anche le vittime di stalking. E per quanto riguarda i giovani? Per i giovani il consigliere Miele ed io proponiamo il forum delle politiche giovanili da incardinare all'interno dell'ufficio, diciamo, di presidenza, ma in sua autonomia, che si occupi di seguire le maggiori emergenze che riguardano i giovani. Penso per esempio alla diffusione enorme di tutte le forme di droga, penso evidentemente anche all'abuso di alcolici, ma anche non escludiamo ovviamente di monitorare i fenomeni relativi al bullismo e alle violenze giovanili. C'è anche un suo forte interesse per l'Osservatorio Antidiscriminazioni. Sì, l'emendamento che abbiamo proposto, che tra l'altro è a costo zero, quindi ci auguriamo che venga inserito in questa manovra di assestamento, nasce da una proposta di legge del consigliere Miele e mia, che vuole istituire in questa regione, e non esiste prima, un osservatorio che si occupi della tutela antidiscriminatoria di alcune categorie ritenute dall'Europa a rischio di discriminazione. Discriminazione o per genere, o per età, o per handicap, o per orientamento sessuale, o per orientamento religioso o per appartenenza etnica, cioè sei categorie, diciamo, che l'Europa indica come gruppi vulnerabili. Sarebbe un fatto molto importante in termini di veramente di sensibilità sociale. Senta, c'è qualche altro tema che a lei interessa particolarmente e seguirà attentamente?